Nella capitale le celebrazioni dei trattati di Roma, ma è una cerimonia evocativa o l'Europa riuscirà a ripartire? Ma noi ci auguriamo che l'Europa riesca a ripartire, perché c'è un gran bisogno di comunità europea e non di un'Unione europea interessata maggiormente agli interessi di lobby, banche e multinazionali, ma un'Europa che riparta proprio da quelli che erano i principi costituenti, cioè creare una comunità di persone fondata su valori culturali comuni e fondata anche su un trattamento equo nei confronti dei suoi cittadini. Intanto però da Bruxelles ci chiedono, ci confermano la richiesta di una manovra correttiva di bilancio e il governo sta pensando che fare. Cosa dovrebbe fare secondo voi? Ma a nostro avviso il governo non dovrebbe fare la manovra correttiva, dovrebbe tornare in Europa e chiedere di rivedere i trattati e gli accordi che ci impongono misure quali il Fiscal Compact, il MES e il pareggio di bilancio che, ricordiamolo, da noi è entrato in Costituzione con una modifica costituzionale sotto il governo Monti. Tutte queste misure strozzano di fatto la possibilità di un paese di fare investimenti e di fare debito produttivo, cioè quel debito fisiologico che serve a tutti i paesi per poter investire nella propria economia, nella ricerca, nel lavoro, quindi pensare ai giovani. Il governo ha paura di parlare di tasse, date anche le condizioni del paese, si parla di più di tagli, ma sono un bluff. In fondo in 30 anni sei commissari alla spending review non hanno portato a casa risultati, sarà così anche questa volta? Sono stati bluff perché sono stati tagli lineari che hanno creato più danno che beneficio, perché in realtà in questo paese si continua a non aggredire gli sprechi, quelli che sono i reali sprechi, non si continua ad avere una legge anticorruzione seria che ci permetta quindi di combattere la corruzione e di recuperare le enormi somme che finiscono nella corruzione. Non abbiamo un sistema fiscale serio che renda più equa l'imposizione fiscale in favore delle piccole e medie imprese e che vada a combattere realmente l'evasione fiscale e non quei condoni fatti da Renzi come le due voluntary disclosure che non hanno fatto altro che andare a recuperare dei capitali all'estero, condonando però, come dire, tutto l'aspetto penale di chi aveva poi portato quei capitali all'estero, quindi non sono i condoni, sono tante altre manovre. Intanto l'Italia continua a soffrire, la ripresa economica è debolissima, i consumi languono e sul tavolo c'è anche il problema della sofferenza di molti italiani, la povertà e quindi? La povertà, lo sa che la povertà è una nostra profonda preoccupazione. Noi abbiamo a gennaio approvato in Senato in prima lettura il disegno di legge contrasto povertà presentato dal Partito Democratico, che secondo noi, così com'è pensato, non è la risposta. La nostra risposta, lo sapete bene perché è una battaglia che stiamo portando avanti da quando siamo entrati in Parlamento, è il reddito di cittadinanza, che favorirebbe una ripresa della microeconomia, dei consumi e quindi poi anche di tutto il gettito fiscale legato per esempio all'IVA sui consumi e alle imposte sui consumi. Intanto sulla legge elettorale c'è aria di melina, quasi che la maggioranza del Parlamento alla fine non volesse o avesse paura di modificare questa legge. Voi che ne pensate? Ma guardi, a nostro avviso l'aria di melina tira sin da quando si è iniziato a parlare di legge elettorale, perché Renzi invocasse subito le elezioni, si è capito subito che in realtà all'interno del Parlamento, da parte della sua forza politica, non ci fosse tutta questa volontà di andare ad elezioni. Adesso abbiamo appreso che con il veto, diciamo, informale di Forza Italia e Lega è sparito dal tavolo la legge, il Mattarellum, la proposta del Mattarellum. Noi ci auguriamo che la legge elettorale torni ad essere al centro del dibattito politico il prima possibile, perché noi da sempre chiediamo di andare a elezioni il prima possibile, perché all'esito del referendum del 4 dicembre la cosa da fare era dare la possibilità ai cittadini di esprimere di nuovo il proprio consenso. Ma se questa legge, quella uscita dalla consulta, non dovesse cambiare in un contesto tripolare come quello italiano, si rischia lo spettro spagnolo, cioè l'ingovernabilità? Ma guardi, innanzitutto
non lo so, perché poi ogni paese ha una storia a sé stante. Noi chiaramente come forza politica puntiamo a raggiungere la percentuale del 40% che ci permetterebbe il premio di governabilità. Se così non fosse e se noi comunque dovessimo essere la prima forza politica e quindi la forza politica vincente a quelle elezioni, metteremo sul tavolo tutta una serie di misure: reddito di cittadinanza, impulso alle piccole e medie imprese, manovre per l'ambiente, quindi maggiore sostegno alle fonti rinnovabili e all'energia green, a tutta la green economy, misure per la fiscalità, misure in campo sanitario. Chi davanti agli italiani avrà il coraggio di dire no a quel pacchetto di proposte se ne assumerà la responsabilità. Chi ci starà farà il bene del Paese. Ecco, ma chi ci starà a quel punto farà parte, anche se virtualmente o di fatto, di una nuova maggioranza con la leadership dei 5 Stelle? Maggioranza noi, parlamentare. Non coalizioni, non alleanze. Ci seguiranno sui nostri punti fondamentali e ci seguiranno in un'operazione di rinnovamento di questo Paese.